Allora, buonasera a tutti. Siamo su Pavia Play, sono Manuela Montemezzani. Questa è la prima puntata di Diamo Voce al Latte. Abbiamo cercato in tutti i modi di aiutare l'arte, nonostante il periodo non meraviglioso per fare eventi e cose di questo tipo. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi di fare lo stesso qualcosa, insomma, perché non si può riuscire a non fare qualcosa di culturale, soprattutto in questo periodo. Allora, uno dei miei ospiti si è disperso, ma ne abbiamo un altro che è il cantante dei Nylon con noi, c'è cioè Filippo Milani stasera. Ciao Ciao Filippo. Manuela, che piacere sentirti. E Anche per me è un piacere. Allora, so che voi avete fatto. grazie per l'invito, tra l'altro. Prego. Allora, in questo praticamente in questa puntata e nelle altre puntate che ci seguiranno, parleremo, vabbè, di artisti italiani, locali, nostri, musicali, tuttavia. E tu sei il primo, quindi, che dà onore a questa schiera di cose, cioè di puntate bellissime, No, vero? più che altro bravissima che vai a cercare all'interno della città questi personaggi che trasmettono qualcosa. Quindi è molto bello il fatto che ci possa essere questo sottobosco Condivisione. che viene scoperto e che viene condiviso. Bravissima. Ma guarda, allora, di solito lo si faceva nei locali anche, no? Visto che adesso i locali purtroppo non possono più ricevere il Eh sì, nostro. adesso con i locali non siamo messi benissimo, eh. No. Bene, allora, innanzitutto, i nylon mi spieghi un po' come nascono. Guarda, i Nylon sono semplicemente una realtà che è nata da due musicisti che si sono incontrati a un concerto che si faceva alle superiori al Dove sei Cairoli. andato alle superiori? Ah, bello, Cairoli. Io al Cairoli c'ero andato per vie traverse. Indi per cui comunque partecipo a questo concerto e vedo questo chitarrista con una Gibson SG nera che Uno spettacolo. è monumentale. E dopo un po' mi accorgo che è effettivamente monumentale, è proprio un monumento, cioè è bello così ma sta fermo. E mi aveva colpito questa cosa della sua completa estraneità al fatto di essere di fronte a un concerto con comunque delle scuole, quindi i ragazzi cantavi con i tuoi coetanei, no? Sì, E che lui periodo era, ma boh, 96? 97? è? Vabbè, insomma, Allora, per chi ci ascolta, c'era anche tanto movimento in quel periodo lì. non è il periodo del bianco e nero. No. Però sì, è un po' di tempo fa. E da lì poi abbiamo cominciato a fare delle cover. E poi, come secondo me viene automatico a un certo punto, cominci a scrivere qualcosa di tuo. Quindi tu Tu scrivi sei. anche le canzoni che fai. Io e Davide scriviamo le canzoni che facciamo perché entrambi lavoriamo sui pezzi che proponiamo ai Nylon. Quindi Sì. è anche una bella, è un bel modo di lavorare anche perché Quindi tu leggi tanto. io più Perché che sai, altro. io in realtà scopro, no, sempre il fatto che c'è sempre un certo modo di qualsiasi artista, secondo me, no, prende un po' spunto anche da ciò che comunque sono le basi di una sua cultura personale, no? Cioè, se io leggo qualcosa, Ma magari quello naturalmente. un Quello input. naturalmente. Tu hai sempre un input da qualcosa per scrivere. Tu stessa che sei Il una tuo qual è? poetessa. Tu stessa che sei una poetessa, a un certo punto, quando ti capita di dover scrivere di qualcosa, è Sì. perché
È perché un qualcosa ti ha fatto venire in mente quella sensazione che hai bisogno di riportare su carta. Perché Sì, esatto. riportare, perché Quindi tu dici che è lo riportare stesso stimolo è anche nella canzone, nel creare la canzone. certo, è lo stimolo, è quello che ti permette di è come un'esplosione, è un'esplosione a cui uno di queste schegge impazzite dall'esplosione riesce a indirizzarlo su qualcosa. E se trovi l'argomento giusto, magari viene qualcosa di Di senso bello. compiuto. Se no, diventa un qualcosa che ritrovi nel cestino del computer. Sì, a volte io vedo anche che quello che magari hai scritto tempo fa lo puoi riprendere e rifarlo tuo, no? Se senti ancora quell'emozione ancora viva e non l'hai ancora depositata. Perché poi in realtà noi cresciamo, maturiamo, però almeno io vedo che le emozioni le vivi sempre al mille per mille, cioè sempre in pieno, no? Cioè, non so se ti sia smorzata quella voglia ancora che avevi quando avevi 20 anni, cioè quella verve, cioè ti è Ma rimasta no, certo che, ma o ti è maturata? non solo è rimasta, come dici tu, è maturata, nel senso si è evoluta. Il fatto di andare a quando ho conosciuto Davide era semplicemente un fatto di mettermi sul palco. Sì. Ero una puttana e come puttana volevo stare sul palco. Non mi interessava come o perché. Ti sentivi bene No, lì cioè, così. cioè, c'era questa cosa. Era già successa di salire su un palco e essere contento, e quindi dovevo farlo ancora. Ed è stato bello perché la stessa sera di quel concerto, un ragazzino, cioè un ragazzino, adesso dico ragazzino, ma aveva la mia stessa età ai tempi, e Quindi adesso aveva sarà della detto: nostra necessità. certo, aveva detto: guarda, oggi al concerto sei stato bravissimo perché eri qualcosa che non avevo mai visto su un palco. È stata una bellissima Beh, descrizione di allora, quello che era io stato mi fatto e rendo l'abbiamo conto che mi fatto. piace veramente tanto, forse per il fatto anche di portare sul palco dell'ironia, no? Perché ho visto comunque un vostro concerto, quindi siete molto ironici. Certo. E secondo me la gente comunque arriva al vostro messaggio, no? Questa voglia di fare spettacolo, no? Di fare arte. Ma guarda, è proprio il discorso di, oltre che cantare una canzone, è cercare di portare all'interno della canzone le persone. Per cui solitamente chi ci ha visto dal vivo sente all'inizio delle canzoni una sorta di presentazione, una sorta di introduzione al concetto che verrà poi spiegato all'interno del brano. Tipo, il pezzo su Spazio Musica Esatto, poi ne parliamo, adesso ne parliamo. ha una presentazione, ma in generale qualsiasi brano che facciamo dal vivo solitamente è anticipato da un'introduzione, proprio per un discorso di immedesimazione del pubblico all'interno della canzone. Sì, però voi non siete il solito gruppo, perché ho visto che voi avete anche gli archi, no? Che non è facile da trovare comunque sempre, nel senso che è difficile da abbinarli a Guarda, dei brani, no? Cioè, devi essere un bravo guarda, strumentista, capito? Perché l'arco è una cosa seria. ma infatti non è stato banale, non è stata banale la ricerca, perché quando ti parlavo del discorso embrionale, io e Davide cominciamo a scrivere dei pezzi nostri, decidiamo di aggiungere quell'accento per dare una caratterizzazione alla musica. E a Sì. quel punto cominciamo a testare violino, contrabbasso. È una figata, insomma, cioè, Le abbiamo provate tanta roba, tutte, ma comunque in mezzo c'era il violoncello. Una sera che suonavamo a un concerto dei siamo saliti sul palco coi Coianis.
Loro ci hanno fatto fare un pezzo con il loro violoncellista, che è Gabriele, il Gabo. Non conosco, di persona no. E no, è bravissimo. E a quel punto ci siamo detti, secondo me, secondo noi, l'evoluzione doveva essere proprio quel violoncello. E da allora abbiamo tirato in ballo Adriano ed In quanti siete? In effettivamente tre, no? Siete in tre, giusto? sì, siamo in tre come zoccolo duro, ma quando il budget lo permette, siamo con basso e batteria, basso Roberto Re e batteria Fabio Minelli. Quando abbiamo fatto il concerto a teatro, eravamo proprio con la full band e secondo me è davvero un gradino sopra suonare con la Allora, band adesso noi totale. siamo in un periodo, no, un po' statico, no? Nel senso che siamo fermi. Tu adesso stai producendo oppure stai vivendo questo momento come Beh, statico? Perché io allora, vado a giorni alterni. Tu invece come vai? guarda, io vado con Oltre che di vino, ho visto prima che stavi bevendo un bicchiere di vino fantastico, oltre che di vino, come vai generalmente? quello era Carcadè, non era Non è vino. vero, che carcadè. Mamma mia, io bevo Carcadè tutti i giorni. Nel bicchiere di Adesso vino. quello perché serve per areare, vedi la coppa Però che la gente di tulipano? Fabio Abreu non ci crede, Filippo, che era Carcadè, secondo me. Poi glielo chiediamo, anzi, se volete collaborare nel sapere che cosa stava bevendo Filippo di nylon, Guarda, fatecelo boh, sapere. se volete ne parliamo, ma non mi sembra il caso. Anzi, dovevamo parlare di. No, ti stavo dicendo della tua produzione, se sei produttivo in questo periodo a livello artistico. Sì, più che altro perché ti capita molto più spesso di soffermarsi sulle piccole cose, secondo me sono le piccole cose che ti danno quelle scintille per Mi scrivere. rifletti molto in realtà, cioè sei molto concentrato su cosa in particolare, cos'è che ti prende di più? Allora, cioè, per come lo dici tu, sembra che io stia pensante su un water intellettuale per cercare di cagare qualcosa di Alla Frank Zappa. incredibile. Invece no, cioè proprio il fatto di quella scintilla che nella tua vita generale devi cercare di prendere per scrivere qualcosa di buono. Ed Sì. è un attimo. Cioè, io ho scritto una canzone su Isadora Duncan, che è una delle prime ballerine moderne del mondo, proprio del panorama danzistico mondiale. Danzistico, ma che cazzo sto dicendo? E Va questo, bene, no, ma accettiamo. questo è nato semplicemente dal fatto di una conversazione con la mia compagna, per cui si parlava di questa Isadora Duncan, che era nata Una ballerina di danza moderna. classica? Ah, Isadora danza. Duncan. Non lo so, mi acculturerò su questo perché non sono molto afferrata sulla Ma danza moderna. effettivamente anch'io ho pensato a questa cosa, vedi? Che non sei Cioè molto afferrato. tu scrivi su un personaggio che la gente non conosce. Tu cerchi all'interno, Però lo puoi far però. conoscere, no? Sei un tramite di questo, come in tutte le Può tante altre essere, cose, però, può no? essere, Presenti però, un personaggio. guarda, allora ti spiego. Quando si era, avevamo fatto una serata contro la violenza delle donne con l'associazione Contemporaneamente Che conosco. a Spazio Musica, e per l'occasione avevo scritto un brano dedicato a Franca Viola, questa ragazza che negli anni 60 in Sicilia era stata
rapita, segregata per una settimana, violata. Sì, ho letto. E dal quale poteva nascere o un matrimonio riparatore o storia. Lei ha deciso che doveva nascere la storia da lì. Lei si è negata al matrimonio riparatore, forte della sua famiglia che le teneva le spalle dritte. Lei ha deciso di andare avanti e ha vinto. Ha vinto di fatto molte delle libertà che ci sono adesso, arrivano da Franca Viola. E abbiamo scritto questo brano, Viola. Beh, ma in quegli anni si è cambiato tanto comunque a livello a livello comunque anche di regole, così si è fatto tanto per cercare di arrivare a un'emancipazione della donna, cambiare tante comunque leggi. Adesso mi riesco a capire come mai ci sono più state città mentale, cioè non noti anche tu che prima c'era una voglia di rivoluzionare le cose e adesso invece c'è questo piattume. Da dove secondo te arriva? Adesso siamo stanchi. Stanco, Filippo? Ma stai stanco quando muori, Filippo? No, allora. Non si può essere stanchi, mica si vive. Calma, la gente si sente stanca. E lo noto anch'io. Non lo dico personalmente, però la gente non ha magari voglia durante la settimana di uscire e andare in un locale a sentire un concerto di qualcuno. Ma questo è molto grave, però. Questo è molto grave, perché cosa facciamo? Andiamo già in giro con le pezze a sedere, ma allora scusa, non è un concetto del fatto di essere che sia grave, non è grave, è solo il fatto di che forse hanno già tutti gli stimoli che cercano, perché di fatto la musica la beccano in streaming. Allora, il fatto dello stimolo che puoi avere nel stare a casa davanti alla televisione fondamentalmente non è uno stimolo, ma è un modo come atrofizzare il cervello, secondo me. Certo, no? Secondo me è come mettere quella sorta di screensaver. Ti ricordi lo screensaver con i tubi che andava? Sì, assolutamente. Io una cosa, allora, noi abbiamo praticamente pubblicizzato quando abbiamo fatto la locandina per Pavia Play il fatto che tu e cioè che voi avete fatto una canzone per spazio. Sì. Io ho seguito un po' la diatriba che c'è stata col comune all'inizio, quindi non parliamo di politica perché non è il mio campo, anche se mi avrei da dire, vabbè, ma me lo dica, se no mi bannano. Non dire niente. Però allora il problema fondamentale qual è? Che secondo me tutti gli artisti in questo caso si sentono toccati, no? Io anche se non scrivo canzoni, scrivo poesie come hai detto prima, o comunque scrivo, però sono 2 anni che promuovo artisti, no? In qualche modo. Guarda, togliere i punti di riferimento a Pavia è grave, capito? Ma più che altro perché è inutile. È inutile e controproducente. Pensa, allora, io e te ci siamo conosciuti al reading di Dario Bertini. Sì, lo salutiamo. Al Blackpool. Se vuole partecipare, io sono molto contenta di averlo. Guarda, no. lo sentiremo. Comunque, cioè, ci siamo conosciuti in un contesto culturale abbastanza particolare. Eccolo qua! Allora, siamo riusciti a recuperare finalmente il nostro scrittore. Buonasera Marco. Ciao, buonasera a tutti. Scusate il piccolo disguido tecnologico, no, ma è andata così. Figurati, ho detto vaccate fino adesso. Ma non è No, vabbè, l'importante è poi allora, farcela, dai. Marco Filippo, presentatevi. Ciao Marco, ho cercato di informarmi su di te. Tramite Facebook, ma non ho saputo niente.
spero tu possa raccontarmi un sacco di cose fantastiche. Spero che siano fantastiche, qualcosa da raccontare ce l'ho, sono uno scrittore, quindi ci provo, sai. È molto molto bravo. Allora, io l'ho conosciuto per caso, però devo dire che ho letto il suo libro, poi lo faccio vedere perché ce l'ho. E praticamente è molto bravo, scrive delle cose molto belle e usa dei personaggi che sono abbastanza normali, cioè nella normalità riesce comunque a creare delle storie interessanti. Dal titolo? Il titolo è Storie speciali, infatti è Storie speciali di persone normali, perché appunto sono storie di persone che vediamo tutti i giorni, che fanno parte della nostra realtà e si rendono protagoniste di storie speciali perché non hanno scelta o perché lo vogliono, e quindi, cioè, per un giorno o per qualche ora o per una vita riescono a, a cambiare la loro vita in modo speciale, facendo cose straordinarie. Allora, innanzitutto andiamo avanti un attimo ancora con Filippo, che sta presentando. Scusate, mi ho interrotto, attendo il mio turno. No, tu puoi intervenire. No, tranquillo. Alza la manina, certo. No. Anzi, anzi, Marco, mi raccomando, mentre vedi che sto parlando proprio diretto, spedito, interrompimi. Ah, ok. No, no, che così... Vabbè, dovete fare sì, così. Sì, perché così creiamo contrasto, no? Facciamo un po'. Vai. Come si fa la Barbara D'Urso, non avete qualche scoop da fare, che così almeno, non so, qualcuno è andato con qualche velina, qualcosa, così aumentiamo l'audience. No, allora, a parte le cose, stavamo parlando della canzone di Spazio, quindi torniamo un attimino seri. Esatto. E diciamo che effettivamente la canzone è stata scritta proprio per una sorta di debito sentimentale con Spazio, perché di fatto, beh, cioè, io addirittura ho fatto in tempo a farmi mandare a cagare da Bruno, presentandomi sul palco, che era stato il fondatore insieme a Daniela di Spazio Musica. E niente, effettivamente ti poni di fronte al fatto che questo sia uno dei palchi più importanti, e quando ti ci capita di essere sopra, sai che devi dare, ma prenderai un sacco. Quindi è una sorta di sfida ogni volta. E per molti è stato un trampolino di lancio. È una casa, come dice la canzone, una casa, certo. un modo di espressione, cioè un posto dove, certo, uno si può esprimere. Bravissima, e tra l'altro non solo dal punto di vista di un palco su cui puoi stare, ma un palco su cui vedi le persone che ti insegnano come affinare il tuo spirito. Cioè, io ho ascoltato dei cantautori tra cui Max Manfredi, io l'ho conosciuto a Spazio Musica ed è stata un'illuminazione, proprio un modo di scrivere diverso che in qualche modo ti apre la visione della tua creazione. Allora, io l'ho sentita su Spotify, quindi consiglio a tutti quelli che ci stanno vedendo, poi comunque spero che andrete tutti a sentirla, perché veramente merita, a me che ci fa molto. Anch'io voglio sentirla, non sono ancora riuscito a sentirla. Ma sono curioso. Caro, hai un pezzo per noi? Che io speravo. Sei allibì. No, non ho capito. No, io puoi farci sentire un pezzettino. Tanto sei tu il cantante. Sentire qualcosa live adesso. Pavia che si ritrova in piazza, da lì partono le compagnie. Pavia descritta a pennello da due discoteche e 106 farmacie. Pavia che cancella un ricordo, una sua parte di identità. Pensate di strappare un lembo di anima alla vostra città. Spazio ha portato Pavia il rock and blues da ogni parte del mondo.
e quei cantautori poeti dal cuor vagabondo. Vivaio per giovani folli che alla musica fanno la corte, col cuore sul palco per farlo sentire più forte. Questo è un incipit per la canzone, ma proprio secondo me per l'importanza che poteva avere su quei sul vivaio dei giovani artisti. Bella, spingeva a continuare a ascoltarla. Bella. Beh, allora, ma adesso mandiamo il video. Regia, manda il video. No, non mando nessun video. Come? Devono andare su Spotify a vederlo e cliccare like e cercare di divulgarla il più possibile. Quindi dobbiamo dire io la volevo live da te, il video non su c'è Spotify nylon prendere ancora la mano con la tecnologia è un disastro. Io segnato Spotify nylon, dai, no devi segnartelo. Bravo, guarda, grazie Marco. Adesso parliamo di Marco, che cioè lui fa effettivamente allora lui fa il lo scrittore. Quindi in lui realtà è più, ma lui è più credibile perché ha i capelli più corti. Ma è vero, c'è la credibilità. Cioè, no, il discorso è che uno. No, sai gli altri sono vari. Gli scrittori hanno magari questo aspetto un po' bohemian, un po' lupo, un po' da pazzi. Eh sì. Ma io tu sei un figaccione. Grazie. Comunque, allora, tu vieni cosa ti dico di intervenire quando vuoi, la tua mani non sto aspettando. Allora, intanto sono tutte le persone che ci hanno scritto, da cui il Roscio che ha invitato. Grande Roscio! Sì, ci ha mandato i saluti, io Roscio. Saluto anche le altre persone, un Mimmo Bosoni che è un nostro scrittore pavese. Ciao a tutti, grazie. Speriamo di essere sempre di più, Ma tanto tu lo sai che Roscio sta coltivando una sua monografica su di me di fotografie. Roscio ha delle mie fotografie spettacolari che non vuole divulgare. Una bellissima tunica alla romana con un bellissimo coso in testa così dall'oro. Io ti ci vedo. Guarda, no, è assurdo. Lui ha delle foto bellissime. Ma lui è bravo, io l'ho avuto quando ti, abbiamo fatto una... lo so, è bravo. Ci piace. Riesce a prendere quei momenti. Sì, a me ha fatto una fotografia orribile, mi ha detto che sono io che sono brutta. Ha ragione. Come si permette? Ha ragione. Ma non è, è un signore. Lasciatemi stare, altrimenti. Allora, io presento intanto il libro di Marco. Aspetta che cerco di centrare bene in modo che vediate. Grazie. Io ce l'avevo, ma l'ho lasciato di là. Allora. Si vede. Si vede. A posto, sì. Allora, storie speciali di persone normali di Marco Caneva è praticamente edito da Caosfera. Consiglio di leggerlo, consiglio a tutti di leggerlo. Marco, parlaci di delle persone speciali. Cosa sono per te le persone speciali? Chi sono soprattutto? Le persone, io devo dire che il mio libro parla di persone, tratta di persone normali che fanno cose speciali. Io non ho fatto altro che prendere spunto dalla realtà che mi circonda tutti i giorni, da quello che sento e anche vedo dai media, e ho deciso di raccontare queste tante persone che ogni giorno, pur essendo persone semplici, fanno cose straordinarie, cose particolari, e io penso che siano le persone semplici che ogni giorno fanno cose speciali, che possono essere anche curare un genitore anziano, cioè portare, gestire 2 o 3 figli. Queste sono le persone che ogni giorno mandano avanti il mondo nella loro semplicità, ma facendo cose che possono essere straordinarie o per loro stessi o anche per tutta la collettività. Mi sono divertito a trattare di diversi personaggi, come ad esempio mi viene in mente in uno dei 2 racconti ambientati all'estero, il personaggio, il ragazzino afghano che vive a modo suo il conflitto con l'esercito degli Stati Uniti.
ho raccontato anche la persona normale, apparentemente normale, ferma anche lei come tutti noi, cioè nel traffico dell'autostrada, che solo all'apparenza è normale, e poi leggendo il racconto ci si renderà conto che in realtà sta facendo qualcosa di speciale. Ho raccontato la storia di due ragazzi che trascorrono una gita in montagna, apparentemente può essere una giornata normale, una delle tante gite che anche noi facciamo nel fine settimana, ma per certi avvenimenti particolari si rivelerà una giornata speciale. Con i miei personaggi. Allora, io ti volevo chiedere una cosa. Allora, come ho chiesto anche a Filippo, no? Allora, siccome siamo in un periodo storico un po' particolare, perché io non pensavo sinceramente di riuscire a vedere una roba così, perché pensavo più a una guerra, nel senso che dato tante situazioni politiche e quant'altro, a volte è più facile forse capire magari che i conflitti possano avvenire in un'altra forma. Mentre adesso siamo davanti a una cosa che io mi sono sentita completamente impreparata anche a livello psicologico, no? Noi fascia di persone un po' particolari, che abbiamo una dote, no? Abbiamo un modo di vedere le cose magari simile agli altri, però riusciamo in qualche modo a esprimerla, no? Quindi abbiamo la fortuna di riuscire a dire magari quello che magari altri non riescono a dire, no? O comunque trasmetterlo agli altri. In questo momento sei artisticamente portato a pensare, quindi a fare un lavoro, oppure sei fermo, stai progettando qualcosa di tuo, oppure non riesci a lavorare perché sei contagiato da quello che è un discorso esterno? Diciamo che per gli scrittori, anche per tutti gli artisti, il mondo esterno sicuramente dà delle sollecitazioni, degli input che possono condizionare la produzione artistica. Però diciamo che personalmente io quando scrivo cerco sempre di estraniarmi dalla realtà, da quel momento che quindi mi circonda. Quindi non prendi da quello che è l'esterno per poi riuscire a comunque metterlo su carta, cioè non acquisisci del materiale. Io non lo so, io per esempio sono una che raccoglie materiale un po' dappertutto, no? Anche vedere comunque quello che sta succedendo mi magari fa trovare dei momenti in cui sono ferma completamente, oppure ho dei momenti di produzione esagerato, perché ce n'è di spunto, no? Da dire, no? Caspita. Tra la sofferenza o le domande, cioè, secondo me proprio in questi momenti di così difficili che si creano delle particolarità, si creano, si cambia un po' la vita di tutti i giorni, e anche noi siamo, cioè, costretti, o perché lo vogliamo, come i personaggi dei miei libri, siamo costretti o vogliamo fare cose straordinarie, e anche soprattutto in questo periodo tutte noi persone semplici, normali, abbiamo dovuto magari fare anche cose straordinarie per appunto fronteggiare questo momento di crisi così. Cosa che fai di straordinario? Cioè, cosa ti senti di essere? Cioè, c'è una cosa, che un aneddoto che ti sembra di aver vissuto in modo straordinario? Brevemente, non 2 anni. In questo periodo che mi viene in mente così artisticamente, non tanto, perché appunto, come ti ho detto, quando scrivo, quando penso alle mie storie, alle mie cose da raccontare, mi estraneo un po' dalla realtà, perché è una necessità, devo concentrarmi totalmente con la realtà che voglio raccontare, quindi per renderla il più possibile reale deve essere chiarissima nella mia mente, deve essere quasi reale. Però ho fatto cioè, diciamo, io sono anche volontario nel mondo degli animali, e cioè, nonostante anche quando c'erano il lockdown rosso, il lockdown massimo, comunque si usciva lo stesso, c'era in giro quasi nessuno, però si andava ad accudire questi animali. Io sono volontario anche in un canile, perché tutti i nostri cani, anche se c'era il virus eccetera, dovevano mangiare, dovevano uscire lo stesso, e era molto bello cioè, riuscire nonostante tutto a fare qualcosa, di ricominciare a fare eventi. Questa è una domanda per tutti e due, così almeno anche Filippo non si adagia ma rimane attivo.
quanto avete voglia di fare eventi, di andare in mezzo alla gente, di fare delle cose? Beh, come si quello è il canale più facile, cioè nel senso è il canale che a noi piace di più per sentite comunicare. La mancanza di contatto umano con le persone. Allora, vogliamo parlare della mancanza? Davvero vogliamo parlare di quanto ci manca stare su un palco? Davvero devo esternare questa mia? No, io voglio sapere. Io voglio sapere, sono il il verso della situazione. Ci manca schifosamente suonare dal vivo. Speriamo di poterlo fare il prima possibile. Speriamo, tra l'altro, perché comunque questa crisi ci ha permesso di pensare ad altri modi per arrivare alle persone e magari uscirà qualcosa di interessante, di buono, le prossime volte. Allora, Agata Napoli dice: ciao, sono Agata, ho letto tutto d'un fiato il libro di Marco, molto bello, consiglio di leggerlo. Grazie Agata. Quindi abbiamo una fan. Signora Agata, siamo contenti, anche io concordo con lei, infatti consiglio di leggerlo. E, tu Marco cosa pensi? Nel senso che tu prima di tutta questa chiusura so che facevi anche tu degli eventi. Certo, sì, a me mancano tantissimo. Anche se non sono come Felipe, che per necessità quando canto devo salire su un palco, comunque mi manca tantissimo il rapporto con le persone fisico. A me piace, cioè, le persone toccarle, abbracciarle, stringere mani. E quando faccio le presentazioni del mio libro, delle mie cose, è sicuramente molto meglio vedere il pubblico davanti con le loro faccine, tutti attenti, che sorridono, ti seguono, e soprattutto quando poi finisci, stringere mani, toccare, abbracciare, guardare negli occhi. Io adesso siamo fortunati che, e vi ringrazio anche per questo invito, siamo fortunati che attraverso questi mezzi tecnologici siamo riusciti ad andare oltre il fatto di non poterci toccare e vedere, però sinceramente a me manca diciamo che è un modo alternativo per non rimanere completamente in silenzio, perché poi in realtà secondo me è bruttissimo, no? Se la parte culturale o artistica del nostro mondo va in silenzio, è finita, cioè nel senso, secondo me dovrebbe essere una parte ben predominante. Il fatto che abbiano scelto di penalizzare molto il lato artistico anche lì mi fa pensare, perché il fatto che possano comunque aprire adesso i musei mi sembra una cosa più che giusta, anche perché un museo che ha un assembramento lo vedo un po' dura in Italia soprattutto, no? Quindi, cioè, penalizzare tutti in questa maniera secondo me è allucinante. Il fatto che ci siano persone determinate anche con poco scarso tecnologia come me riesca a voler fare una cosa così, proprio perché hai voglia, la necessità di divulgare, no? Di sapere che ci sono tante persone meritevoli che, cavolo, stanno a casa e dicono anche, cioè, noi dobbiamo dire comunque qualcosa, cioè nel senso, mettere completamente tutto a tacere mi sembra una cosa veramente... Anzi, da un lato, secondo me, proprio in questo momento che la parte artistica è ancora più importante, perché permette in una giornata di stress, di solitudine, di pensieri brutti, permette per quel minuto, quel quarto d'ora, quella mezz'ora, il tempo che si vuole, di un po' svariare e non pensare al momento che si sta vivendo, ma illudersi di essere, io parlo per i miei racconti, di essere in altre situazioni, in altri ambienti, addirittura anche in altri momenti storici. Allora, io direi che innanzitutto il fatto di avervi qua mi ha fatto molto piacere, comunque spero che poi magari nelle puntate successive, se avete voglia, io vi invito, perché certo. Spero che comunque ci sia sempre più io speravo che Dario Bertini intervenisse a gamba tesa nella discussione. Ma perché c'è? È collegato? Non lo so, però mi manca. Ma invitiamolo allora, perché comunque lui ha da dire sulla poesia. Invitalo quando fai la serata con lui, mandami il link che entro anch'io a gamba tesa. Come dicevo a Marco prima,
mentre sta parlando intervengo anch'io e comincio a dire una cosa diametralmente opposta. È una nostra possibilità, una nostra casa, nel senso che io ho incominciato con voi due perché comunque eravate un po' diversi, nel senso dal punto di vista artistico, perché uno è cantante e l'altro è uno scrittore, ma poi in realtà lo scrittore o il cantante comunque sempre di musica, di parole, d'arte si tratta, quindi il filo conduttore è lo stesso. Stiamo parlando di coinvolgimento. E comunicazione. E comunicazione. Esatto. Comunicazione. E poi comunque sicuramente ci saranno altri ospiti, perché settimana prossima replicheremo. Però io dico che secondo me questo è un buon modo anche per cercare di far conoscere non solo Pavia, perché Marco non è di Pavia ma di Monza. Però ci saranno comunque pittori, avrò comunque dalla mia parte anche altre persone che sono comunque locali. Invitiamo Cristian Giomalandra, invitiamo Devino, invitiamo c'è tutto un sacco di sorreggermi dei messaggi, sorbarcarmi di messaggi, in modo che io possa comunque poi fare la puntata con tutti voi. Io sono contentissima se partecipano, tra l'altro io conosco anche la moglie dell'ultimo che hai nominato. Divino. Comunque, allora, l'ultima, dimmi. Niente, allora, stavo scrivendo un pezzo. Secondo te dovrebbe essere collocato? Ancora dov'era? O gli daranno una nuova location? Allora, naturalmente da nostalgia. Stiamo parlando di una cosa, adesso ti arrivo Marco. Allora, naturalmente a livello nostalgico direi Spazio Musica, secondo me, deve restare dove era Spazio Musica. Ma proprio de gore, cioè te lo dico, de gore, una roba viscerale. Certo, se poi il comune si dovesse un attimino redarguire su questa cosa e indirizzare un posto ben attrezzato per la musica dal vivo, anche per tutto quello che parla l'indotto dei concerti in giro. Sì, ma che poi ormai a Pavia non è rimasto quasi niente alla fine, quello che mi preoccupa molto. Dimmelo tu. Siamo in una dimmelo città universitaria tu. Che offre pochissimo, se non niente. Adesso è un periodo così, ma dimmelo tu. Vabbè. Se tu stasera volessi uscire per andare a sentire della musica dal vivo, dove andresti? Beh. È dura Pavia. Cioè, non in periodo di Covid, ovviamente. Naturalmente non in periodo di Covid, in generale, dove andresti? E allora, che cosa c'è rimasto? Spazio è chiuso. Radio Auto è chiuso. Le scuderie sono chiuse, il Broletto faceva musica dal vivo e non la fa più, cioè non lo so, è proprio, ma tra l'altro è una cosa che conviene, perché comunque la gente non veniva ai concerti neanche prima, si parlava di quel discorso per cui ha vinto Netflix, è vero, la gente non esce. La gente non viene a sentire persone. Ma pure si lamentano tutti gli assembramenti, delle movide, scusami, allora dov'è che c'è, voglio dire, no? C'è gente anche questo di loro di tornare ai concerti, c'è tanta. La sento. Speriamo. Me lo dicono, sì. Speriamo. Me lo dicono. Il live è sempre il live, non c'è mai. Lo so, ma hai perfettamente ragione. Speriamo si possa rifare. Io sono andata ai concerti, non è uguale come sentire poi, anche se nulla togliere a al web, però cioè no, togliamo al web. Esatto, cioè web. Non perché... si può vivere solo quello, perché togli tutto un discorso di sentimento anche, no? Cioè l'emozione. Coinvolgimento. Cioè pensa a quando si fa il reading di Dario. Non essere lì in quel momento, il fatto di poter vedere le cose magari in streaming non darebbe la stessa sensazione dell'essere lì in quel momento.
assolutamente no. Quindi è, niente dall'emozione come il contatto umano e la possibilità di essere presenti in uno stesso luogo, ma come speriamo di poterlo fare presto, a me piacerebbe. E sì, che ti ha detto di Pavia, che io la volta che sono venuto a Pavia a trovare la Manuela e conoscerla, ho visto che comunque c'era in giro, mi dava l'idea di una città viva, c'era in giro tanta gente, sono stato al mercato pieno di gente anche lì, nonostante Covid, mascherine e tutto, ma ho visto in giro un bel movimento, non mi sembrava una città spenta, anzi mi sembrava abbastanza, poi non sto parlando di locali perché ovviamente non l'ho frequentato. Boh, ma è anche facile lamentarsi del piccolo orticello. Non però diciamo che si potrebbe fare meglio. Esatto, si potrebbe fare meglio, visto che è una città universitaria, dovrebbe, secondo me, avere comunque delle opzioni in più, cioè nel senso come arte, come musica, come cultura, secondo me dovrebbe essere più piena di queste cose, ecco. Piena tutte di le città, eventi. Quello. Tutte le città. Beh, sì. Sì, generalmente in Italia, sì. Allora, Marco, che progetti hai per il futuro? Cosa stai facendo di bello? Adesso, sempre dal punto di vista artistico, questo periodo ho pubblicato il mio libro ormai qualche tempo fa. In questo periodo ho scritto altri racconti, ho partecipato anche a qualche concorso nazionale, devo dire con buoni risultati, e adesso mi sto concentrando in particolare con l'editing del mio prossimo libro. Questa volta non sarà una raccolta di una raccolta di racconti, ma sarà un vero e proprio romanzo, una storia d'amore. Per adesso non voglio anticiparvi il titolo, però posso già dirvi che sarà una storia d'amore sullo sfondo della lotta alla criminalità organizzata. Quindi sia passione, ma sia anche un po' thriller, un po' violenza. Ambientato anche... dove? Ambientato. Mi sono divertito a ambientarlo in lungo e in largo per l'Italia, perché l'ambientazione principale, essendo appunto sullo sfondo della lotta alla criminalità organizzata, è il Sud Italia, però i miei personaggi si muoveranno lungo il paese, tra nord e sud, per seguire le loro vicende. È anche un modo un po' per girare un po' l'Italia, sempre dal punto di vista col pensiero, visto a maggior ragione che adesso non possiamo neanche muoverci dal nostro divano. Filippo, cosa stai leggendo di bello? Ho visto prima che tu mi facevi vedere una cosa di Nick Cave. Fai vedere? Guarda, mi hanno regalato questo, che questo, io adoro. Libro questo libro fantastico che è... Tira un po' più su, alza un attimo, bravo, così. Di cosa parla brevemente? Allora, dietro c'è scritto, solo per incuriosirvi, bravo, come nascono le canzoni. Allora, come nascono le canzoni di Nick Cave? Un'autobiografia per reperti e immagini dal mondo caotico e allucinato di un grande artista del nostro tempo. Qual è il tuo cantante preferito? Sono una verità, però... è come dire chi è la tua porno attrice preferita? Non puoi mai dire... Il cuore è grande, c'è posto per tutti. Bravissimo, grazie Marco. Vedi, questi sono gli interventi. Questo non era gamba tesa, questo era proprio un cross. Questo era un cross meraviglioso. È una proprietà, per un assist. Bravissimo. Ma no, cioè, è difficile. Poi non guardo io porno da una vita ormai. Quindi... No, adesso no. Anche abbastanza stavi dicendo. Allora. Guarda che siamo ancora nell'orario dei minori, occhio. Però grazie a Manuela che ha detto questa, che ha cominciato a parlare della sua frequentazione di YouPorn, perché mi ha dato modo di pensare a qual è il mio cantante preferito. Non lo so, il mio cantante preferito può essere un qualcosa che può essere messo tra Kurt Cobain,
Liam Gallagher, Jarvis Cocker, Pulp, Bob Dylan e Tom Waits. E te li ho anche detti, secondo me, in senso cronologico. Sì, ma tra l'altro... Marco, che scrittore hai preferito? Non ho Marco, scrittore preferito. Marco, sì. scrittore preferito. Anche per me, come Felipe, è difficile dire uno. Poi io, soprattutto io, sono uno che va molto a periodi. C'è quel periodo che mi piace, quel cantante, quello scrittore, quel cibo, è quasi sempre, c'è appunto sempre lì. E poi passa quel periodo, quindi passa anche il cantante, o piuttosto lo scrittore, eccetera. Però se devo rispondere, dico lo scrittore. A me piace molto dire che io i libri che leggo non li legge mai nessuno. E c'è anche un vantaggio che quando vado a prenderli alla biblioteca sono sempre disponibili, non c'è mai nessuno che ti fa fretta per, perché lo finisci e riportarlo. Ma no. Leggo, se in questo periodo sto leggendo fantascienza e sto leggendo Isaac Asimov, che chi conosce la fantascienza sa che è un assoluto maestro in questo genere, perché lui è in grado di, con uno stile anche semplice, riesce comunque a portarti in mondi in tempi totalmente lontani dalla nostra realtà. Quindi è proprio un autore per chi vuole estraniarsi un attimo dalla realtà quando legge, è perfetto. Quindi in questo periodo sto leggendo questi libri di fantascienza di Asimov. Se no leggo i classici, non leggo, posso dire anche quello che non leggo, non leggo mai tutti i vari bestseller del momento, perché appunto io leggo, cioè, libri scritti 100 anni fa, 50 anni fa, 200 anni fa, perché mi permettono appunto di evadere totalmente dal momento in cui sono. Una cosa che farete quando finisce la pandemia, la prima cosa, cioè quando finirà, secondo voi, che cosa farete, la prima cosa? C'è una cosa che mi manca, che vorreste fare e non potete fare? Io lo so, superiori. Lo so subito, vado io? Vai. Lo dico io, voglio andare al mare. Vabbè, ma puoi al andare mare. Al mare? No, fino all'altro giorno non si poteva neanche uscire dalla regione. Vabbè. Voglio quindi fare un giorno al mare, la prima cosa. Questo contatto, dico, con il mare ti manca? Sì, proprio mi manca proprio, a me piace molto il mare, come penso alla stragrande maggioranza delle persone, mi piace proprio l'aria, stare in spiaggia, il contatto con l'acqua, ma anche il profumo del sale nei posti di mare, mi manca quello. Quando finisce questo lockdown, la prima cosa che si potrà andare in giro, voglio farmi 2 o 3 giorni e mandarmene 2 o 3 giorni al mare, a riprendere un po', cioè la vita deve essere interrotta. Ciao Filippo, guardi, lei mi deve gentilmente, visto che mancano ancora 4 minuti di questa trasmissione, la prima giornata è nata via bene, speriamo, tra una confusione e l'altra, le attività di... Ce l'abbiamo fatta. Beh, ma tra l'altro ringraziamo la regia che non la ci regia, ha mandato io. Ringraziamo la regia che non ci ha mandato la online. Online. Tutto questo è registrato, verrà tagliato in separata sede. Su YouPorn andiamo lisci qua. Guarda, è incredibile come lei continui a tornare su YouPorn. Ci hai pensato, l'ho pensato anch'io, ma non ho avuto il coraggio di dirlo, te l'hai detto. Guarda che assurdo, tra l'altro, cioè... meglio che qua da me? Ma tu hai mai detto YouPorn, io no. Che presentatrice simpatica che avete qua. Che presentatrice simpatica che parla di YouPorn. Basta, è partito, l'hai fatto creare subito. Anche con YouPorn ti crea una canzone. No, dai, allora, fai allora un breve passo di una canzone che ti piace molto tua, vostra, dei Nylon. I Nylon meritano, speriamo che più presto di potervi vedere dal vivo, perché... sinceramente io ho avuto la fortuna di vedervi, mi siete piaciuti tantissimo, e quindi dai, siamo finiti.
Allora, guarda, farò il pezzo che per i Nylon descrive Pavia. Dai, va bene. Così almeno la facciamo conoscere un po' anche a Marco, che non è di Pavia. Volentieri. Marco, questa è Pavia raccontata come se fosse una donna che tu stai inseguendo innamorato di lei. Un borgo a tinte seppie di fronte al ponte vecchio, col Ticino placido a far loro da specchio e guardano passare la tua danza immobile. Il tuo portamento regale riverente, seguito ad ogni angolo dagli occhi della gente, rapita e affascinata, svanire nei vicoli. Tra preghiera e tormento, cattedrali scolpite dal tempo, ai satiri allunghi la mano, in un gesto tra sacro e profano. Bella! Bravissimo! Bravo. Voglio vedervi live, voglio vedervi dal vivo. Vogliamo vedervi tutti live. Il primo vengo sicuro. Marco, organizziamo e il prossimo concerto ci troviamo davanti a un bancone a bere. Una bella birra. Su questa bella serata. E ti consiglio di venire appena sarà possibile, al Poesia al tavolino di Dario Bertini, che non si sta ancora facendo vedere. Maledetto, certo. Volevo che intervenisse e invece maledetto. Vabbè, spero almeno che gli sia piaciuto. Digli di dare un cenno, di battere un cenno, far qualcosa. Guarda, fai così. Le sue critiche sono importanti, diglielo. Dovresti mettere un suo tag. Quindi, detto in gergo tecnico, dovresti taggare addosso. Dopo lo facciamo, allora. Allora, io vi ricordo intanto ancora il libro del nostro caro, nostro vecchio Marco Canero, che poi tanto vecchio non è, quindi centriamo tutta la nostra... Ci sono? Sì. Perfetto. Allora, storie speciali di persone normali da comprare sicuramente, lo trovate dappertutto, quindi anche in Amazon, Mondadori, online, Mondadori, Amazon, IBS, tutti esatto. I vari circuiti più conosciuti. Poi se volete saperne anche di più su quello che scrivo, seguite il mio profilo Facebook oppure anche la mia pagina Storie speciali di persone normali, dove parlo sia di questo libro ma anche pensieri, frasi, cose che vedo e sento durante le mie giornate. Perfetto, allora io vi ringrazio Filippo dei Nylon e a voi. Una casa per spazio da sentire assolutamente su Spotify. Tanto colgo l'ultimo momento per dire che oggi è stata condivisa la prima playlist della carovana di Pavia, la Flying Caravan, che è una playlist che possono trovare su Spotify, che è Flying Caravan Radio volume 1, sul profilo di Beatrice Campisi, che ha curato questo progetto proprio per condividere la musica di Pavia a Pavia. Perfetto. Allora, grazie anche a Marco e al suo libro, compratelo perché ne vale veramente la pena. Grazie. Allora, quello che facciamo tutti i mercoledì è questo, presentiamo degli artisti, facciamo quattro chiacchiere e praticamente quello che noi intendiamo è divulgare l'arte di Pavia soprattutto, ma anche di intorni, quindi se conosciamo anche degli artisti nuovi va benissimo. Io vi ringrazio Pavia Play, ringrazio voi due per la prima puntata e per la pazienza che avete avuto. Vi rinvito volentieri perché veramente vi ho voluto veramente molto bene. Adesso basta che la smetti a collegarmi. Basta che la smetti. Non ho capito come si fa. Ma Filippo è la gestione.
devo dire la verità che mi è stato proprio un fulmine. Manuela, mille, Manuela, se la smetti di parlare di Pornhub, io ci sono ancora. Quindi... Basta! Che no, che po- no, che, no, che tanto Pornhub è sbagliato. Andate su bellezza.com. No, quindi... no. Aspetta che me lo segno, grazie. Poi quando finisci di mettere parliamo di te. Ah sì, te lo mando come mi collegamento. Numeri, che mi faccio dare i numeri. Sì. Ci vediamo sicuro grazie al concerto, mille. Non vedo l'ora. Grazie a voi, grazie a Pavia. Ciao, vieni Pavia, vieni Pavia. Ciao, 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 grazie. Ciao, ciao.